Eccoci qua amici, benvenuti a questo appuntamento. Oggi andremo a fare il taroscopo per il mese di novembre 2021. Questo video sarà diviso in tre segni zodiacali. Quindi in basso troverete poi il tempo, se siete Arieti, siete Leoni o siete Sagittario, cliccate sul tempo e andrete direttamente sul vostro segno zodiacale. Iniziamo quindi subito per il segno dell'Ariete. Amici dell'Ariete, andiamo a vedere quindi come sarà questo mese per tutti quanti voi, un mese bene intenso perché Marte, il vostro reggente, si troverà nel segno dello Scorpione, quindi questo per voi è sicuramente un vantaggio, è uscito dall'opposizione, quindi che per un po' di, insomma, un po' di tempo, un po' di settimane è stato veramente abbastanza faticoso il vostro momento, il vostro vivere in realtà, no? Il vostro quotidiano. Avremo poi una luna nuova nel segno dello Scorpione il giorno 4, un'eclissi di luna il giorno 19 nel segno del Toro e avremo poi il sole che entra nel segno del Sagittario, quindi illuminerà la vostra nona casa. Quindi devo dire che sarà un mese abbastanza importante. Vediamo subito le vostre energie usando i nostri oracoli degli spiriti animali. Andiamo a vedere qual è il vostro spirito guida durante il koala. Quindi è come se dovete pianificare sempre di più meglio il vostro tempo in questo momento. L'universo, proprio durante questo mese, vi regalerà, secondo me, delle grandi occasioni. Quindi mi raccomando, cercate di essere un po' più guidati dal vostro istinto, dalla vostra spiritualità, dalle vostre emozioni. Credo che c'è un piano particolare durante questo mese che molti amici dell'Ariete lo vivranno e lo sentiranno in maniera particolare. Andiamo a vedere quindi ogni settimana come sarà diviso, insomma, questo mese per voi. Lo vedremo sia sul piano lavorativo sia sul piano sentimentale. Allora, la prima settimana va dal 1 di novembre al 7 di novembre. La seconda settimana andrà dall'8 al 14, terza settimana dal 15 al 21 e la quarta settimana andrà dal 22 al 30, che è un giovedì, lasceremo questi 2 giorni in più. Quindi andremo a vedere un po' come saranno le questioni lavorative per tutti gli amici dell'Ariete, Sole, Luna, Ascendente, novembre 2021. Iniziamo subito, andiamo a vedere per le persone che hanno già un lavoro, che sono all'interno di un'azienda, quindi che ricevono un salario, no? In questo caso. Abbiamo il 6 di denaro, abbiamo il 7 di denaro, abbiamo l'8 di denaro, quindi questioni proprio lavorative importanti, e abbiamo l'8 di spada. Allora, nelle prime settimane devo dire che il lavoro sarà tanto, forse è probabile che moltissimi amici della rete devono veramente faticare in qualche modo per poter riprendere un po' quello che è un ritmo leggermente anche proficuo, nel senso avrete comunque dei grandi riconoscimenti durante questo periodo. Sarà interessante però l'idea che forse dovete cambiare qualche piccolo piano, dovete forse agire con una nuova strategia. Ci saranno delle ottime conoscenze proprio durante la terza settimana con questo 8 di denaro che rappresentano proprio le conoscenze nuove, rappresenta proprio l'idea che forse dovete spingervi un po' di più oltre alla zona di comfort, al vostro limite. Quindi è possibile anche che vi vengano richieste durante proprio queste settimane la necessità di incrementare un po' di più il vostro lavoro. Certo, è possibile che vi vengano richieste delle ore extra, mi raccomando però che devono essere pagate, che devono essere, insomma, dovete comunque richiedere quello che è il vostro lavoro in più. L'ultima settimana è forse la settimana in cui sentirete che avete qualche piccolo blocco mentale, ci sono situazioni che non sono ancora molto chiare, quindi ripeto, la settimana che va dal 22 al 30 di novembre. È possibile che vi sentirete che c'è qualcosa in realtà che volete esprimere all'interno della vostra azienda, ma non riuscite in realtà ad essere al 100% ciò che siete voi stessi, no? Quindi è possibile che durante questa settimana
Volete probabilmente esplorare anche un modo diverso di essere o comunque esprimere un po' più quello che volete realizzare all'interno di questa azienda, ma ci sono dei limiti e dei blocchi. Forse questi blocchi possono proprio riguardare delle persone intorno a voi, non proprio voi al 100%, ma magari ci sono situazioni che non sono ancora molto chiare. Questo vi potrebbe creare in qualche modo un momento in cui non siete proprio contenti al 100%, anche se devo dire che durante le prime 3 settimane del mese, gli amici della rete avranno molto da regalare a questa azienda e forse anche un lavoro che stavate già, insomma, pensando di fare e che dovete reagire. Mi viene da pensare che forse dopo tutto questo sacrificio, l'ultima settimana sentite che i risultati non sono proprio come voi pensavate. Quindi io comunque vi consiglio sì di dare voi stessi, ma non di precludere quello che è il vostro modo di essere, perché voi date tantissimo e poi a un certo punto, quando vedete che i risultati non sono proprio quello che vi aspettavate, vi limitate poi a un certo punto o comunque vi sentite un po' frustrati, e quello potrebbe essere la tipica situazione. Date però, non date per scontato questa settimana, perché qui comunque apprenderete anche qualcosa in più. Qualcuno forse dovrà lavorare anche su un progetto che non è il vostro, in un dipartimento che non è il vostro. Quindi comunque apprendere delle iniziative, delle nozioni che fino a questo momento non avevate assolutamente valutato, quindi potrebbero essere molto importanti. Durante la prima settimana saranno importanti anche le collaborazioni con le altre persone, quindi sarete voi che dovete aiutare qualcuno o addirittura sarà qualcuno che vi darà una grande mano. Ottime le realizzazioni con questo set di denaro la seconda settimana, è proprio quel raccogliere, diciamo, se avete seminato bene nelle settimane precedenti, un frutto importante. Ecco perché secondo me la rete ha sempre bisogno di novità. Durante la quarta settimana sentirete proprio questa necessità di avanzare e di conoscere forse un po' di più quello che è l'azienda. Non vi limitate nella vostra zona di comfort, perché il sole, quando entrerà nel vostro nono campo, quindi entrerà nel segno del Sagittario il giorno 22, proprio durante questa settimana vi sento che è come se voi volete espandervi un po' di più all'interno di questa azienda. Forse l'azienda non può andare oltre, o forse l'azienda non è predisposta a quelle che sono le vostre idee, quindi è possibile anche che qualcuno all'interno dell'azienda si senta chiuso, limitato. Quindi mi raccomando, cercate di espandere un po' di più il vostro modo di essere. E sì, forse se l'azienda vi sta limitando è perché purtroppo non ha la capacità di realizzare quelle che sono le vostre idee in questo momento. Va bene, andiamo a vedere le persone che sono disoccupate in questo momento, quindi che stanno cercando un lavoro. Allora, abbiamo il sole, abbiamo l'asso di coppa, abbiamo il 9 di spada e abbiamo il 9 di denaro. Quindi, ragazzi, queste sono carte interessanti. Credo che comunque qualcuno avrà anche un'ottima occasione questo mese per poter realizzare un proprio sogno personale. Quindi credo che il sole e l'asso di coppa nelle prime 2 settimane rappresenta innanzitutto la riuscita di qualcosa di importante, qualcosa che stavate già pensando. Quindi fino al 14 potrebbe essere veramente un mese molto importante. Mercurio si trova già nel segno dello Scorpione, in moto diretto, uscito dalla zona d'ombra, quindi in qualche modo volete anche rimettervi nuovamente in gioco. Far nascere qualche progetto importante. Questo 9 di spada nella vostra terza settimana, quindi dal 15 al 21, potrebbe rappresentare magari qualche piccolo pensiero, qualche piccola paranoia sostanzialmente che potreste avere, o forse combattere un po' con quelli che sono scheletri del passato, quella sensazione che magari ancora una volta la necessità di realizzazione da parte dell'Ariete, che secondo me non è proprio immediata durante questi mesi, ma più verso il prossimo anno. Ma è importante quello che seminerete proprio durante questi ultimi mesi del 2021. Ultima settimana straordinaria per le persone che non hanno lavoro, bellissimo, 9 di denaro, e forse anche riuscire a far parte o a entrare in un'azienda dove vi sentite pieni, vi sentite comunque in qualche modo soddisfatti per quello che state facendo. In realtà, credo che questo inizio, se iniziate, perché molti di voi inizieranno comunque un bel lavoro all'interno proprio durante questo mese, soprattutto nelle prime 2 settimane, è possibile che durante la terza settimana o vi rendete conto che c'è qualcosa che non vi è molto chiaro, o potrebbe essere anche una stanchezza mentale, perché da tanto tempo forse che non avevate
non stavate lavorando, però poi vi riprenderete, vi renderete conto che in realtà verso fine mese avete una grandissima occasione, quella proprio di esprimere quella che è la vostra capacità anche di essere molto più presenti, no, all'interno di questo lavoro. Bene, andiamo a vedere invece le persone che sono autonome, le persone che lavorano di per sé, che comunque hanno un proprio lavoro, una propria azienda. Abbiamo l'asso di bastoni, abbiamo la luna, abbiamo il fante di denaro e abbiamo il cavallo di denaro. Bene, parlare di lavoro e tutte queste carte di denaro mi fa molto piacere, perché in realtà è come se, sì, forse non sono delle occasioni immediate di grande slancio proprio durante questo periodo, durante questo mese, ma sono idee e soprattutto progetti a lungo termine. Questo è il mese in cui dovete lavorare tanto per quelli che sono i progetti a lungo termine. Ripeto, forse nei prossimi mesi, quindi prossimo anno, secondo me sarà molto importante. Io vi ricordo sempre che avrete Giove nel segno per quasi tutta la seconda metà del 2022. Giove è un segno che vi chiede espansione, quindi non rimanete nel vostro piccolo, altrimenti soffrirete un po' di quello che è un transito così forte come quello di Giove. Giove vi richiederà proprio di essere autentici. Nel libro delle previsioni ho scritto proprio questo, poi appena uscirà, insomma, ve lo farò sapere. L'asso di bastoni nella prima settimana potrebbe essere un'idea, una realizzazione, un progetto, anche una voglia di iniziare questo mese con un piede, col piede giusto, con una carica nuova e forse anche arrivare verso quello che è un istinto di realizzazione maggiore. La seconda settimana è caratterizzata dalla luna, che forse è un po' una settimana introspettiva, forse qui ci sono piccole paure, forse vi state facendo un po' di conti e di conseguenza non sentite proprio durante questa settimana quella slancio che invece avete sentito la settimana prima. Quindi durante la prima settimana vi lancerete verso opportunità, magari la luna vi frena un attimo e vi aspetta, valuta un po' attentamente quelle che possono essere le questioni economiche, non correre, possono esserci anche dei debiti o situazioni del passato che possono ritornare proprio durante questa settimana che non devono essere sottovalutati. Fante di denaro è una prospettiva, un progetto, un'idea nuova che va studiata però, e questa è proprio la carta dello studente. Quindi anche qui in generale le persone che studiano possono veramente avere un grande mese che può portarli verso una grande realizzazione. Il cavallo di denaro, quindi tra la terza e la quarta settimana, sono settimane dove dovete veramente iniziare questo progetto, cioè mettetevi piano piano e iniziate a fare ogni giorno qualcosa che può crescere questo progetto, dalla pagina web, riaggiustare magari qualche cosa riferita al marketing, ascoltate bene i dettagli, fatevi anche un piano strategico qui a livello economico che possa veramente aiutarvi tantissimo. Devo dire che a livello lavorativo questo mese per gli amici di Ariete avrete un piano, questo che vi ho detto prima, quindi riorganizzate bene questo piano perché comunque sia la vostra situazione avrete delle grandi occasioni. Bene, andiamo a vedere adesso le questioni di amore per gli amici dell'Ariete, quello che ci interessa anche sono i nostri sentimenti. Andiamo a vedere subito le persone che sono in coppia in questo momento, quindi parlo di persone che sono coppie stabili, possono esserci anche delle piccole crisi o addirittura delle famiglie. Allora, andiamo a vedere un po' quali sono le carte. Durante, quindi, le persone che hanno comunque una famiglia. Abbiamo l'eremita, abbiamo il 10 di denaro, abbiamo il 10 di spada durante la terza settimana e abbiamo il matto. Beh, bene, un mese un po' altalenante, no? Credo che sono le vostre condizioni un po' mentali durante questo periodo, che secondo me vi stanno facendo perdere un po' di strada la vostra relazione, no? Allora, durante la prima settimana l'eremita parla sempre di una forma di introspezione, ma lo vedo anche durante la terza settimana, quindi sono comunque 3 settimane particolari, nonostante avete intorno a voi delle persone che realmente vi amano e vi vogliono bene. Credo che l'ambiente familiare è la cosa più importante in questo momento per gli amici dell'Ariete, sentirsi amati, sentirsi in un luogo stabile sarà fondamentale durante questo mese. E
L'unica cosa che vi chiedo però è di non chiudervi troppo nei vostri pensieri, di non essere troppo scontrosi, soprattutto queste 2 settimane, perché avrete quell'energia di voler riformulare un po' le vostre emozioni. Possono esserci dei momenti un po' difficili per gli amici dell'Ariete, in particolar modo durante la terza settimana. Perché mi rendo conto che credo che le questioni pratiche della vostra vita stiano un po' influenzando quello che è il vostro sentimento, le vostre emozioni durante questo periodo. Quindi mi raccomando, cercate di viverle in maniera più rilassata, cercate di essere un po' più autentici anche, e soprattutto ricordatevi che qui avete comunque una famiglia molto stabile, come se non vi state rendendo conto dell'importanza che hanno le persone vicino a voi, sono persone che credono veramente e fortemente in quella che è la famiglia, l'unione tra di voi, no? L'ultima settimana è un'ottima settimana per riprendersi un poco da questa sorta di malestare o comunque di indecisioni che potrebbero essere nate soprattutto la settimana precedente con questo 10 di spada. Una cosa, il 10 di spada è una forse delle carte più brutte che si vedono solitamente, ma è anche vero che è un'opportunità che l'universo spesso ci dà per rialzarci nuovamente, no? Quindi noi sappiamo che quando inciampiamo o quando cadiamo dobbiamo avere sempre la forza di rialzarci. Ecco, il matto è proprio l'inizio, quindi di un nuovo slancio. Forse è quel chiedere scusa ad un partner se vi siete comportati in maniera impulsiva o avete cercato insomma, il vostro modo di fare ha potuto un po' mettere in repentaglio la vostra relazione, quindi riniziare in un nuovo modo, un nuovo spirito. Qualcuno qui nelle ultime settimane vi chiederà: io non ti riconosco, non so tu chi sia, cioè non sei più quella persona che mi regala quelle emozioni forti. Quindi cerchiamo, ecco, nell'ultima settimana, soprattutto quando sentirete questa necessità anche di rimettervi in gioco, di abbracciare le persone che comunque vi sono state vicine durante questo periodo, perché secondo me sarà un po' così. Andiamo a vedere un po' le persone invece che sono single. Qui abbiamo un 6 di bastoni, abbiamo il mondo. Abbiamo il 2 di coppa, quindi qua già è il 3 di coppa, quindi ragazzi divertitevi questo mese perché qua possono esserci delle grandi occasioni. Gli Ariete single conosceranno qualcuno di molto importante, sento che comunque avrete una grande necessità anche di esprimere la propria sessualità, vi ricordo che avremo una luna nuova il giorno 4, quindi durante la prima settimana, e poi avremo una Venere, importante anche in Capricorno durante la prima settimana. Questa è una tipica settimana in cui abbiamo bisogno di iniziare a prendere in considerazione i nostri sentimenti. Credo che gli Arieti molto spesso, sottovalutano quelle che sono le relazioni, gli amori, i rapporti con le altre persone, perché in qualche modo hanno bisogno di insomma, rimettersi in gioco nuovamente, no? Hanno un po' paura di esprimere se stessi, quando si rendono conto però che c'è un momento della vita in cui bisogna esprimere di più i propri sentimenti e soprattutto mettersi nuovamente in gioco, bisogna essere coraggiosi. A voi il coraggio solitamente non manca mai nella vita, nelle azioni quotidiane, ma esprimere proprio se stessi o quelle che sono le emozioni, spesso non lo fate. Ecco, questo mese invece è un mese importante, dalla seconda settimana alla terza settimana. Vi invito molto a divertirvi. Il Sole nel segno dello Scorpione, Marte nel segno dello Scorpione, quindi comunque sentite una sorta di passione, di voglia, di desiderio che comunque vi sta guidando durante queste settimane. Mi raccomando, chiudete ogni tipo di ciclo con questo mondo perché ormai qui dovete andare con passi diversi. Se fino adesso avete amato in un modo, non lo so, forse impulsivo, o comunque tutte le relazioni sono andate male, nella seconda settimana il mondo vi sta indicando che bisogna chiudere questo ciclo e bisogna in qualche modo andare avanti per poter vivere in maniera forse un po' più serena, un po' diversa, anche forse un po' più matura, soprattutto, perché il 2 di coppa è una carta di grande compromesso che potrebbe arrivare proprio durante la terza settimana. Quegli incontri della terza settimana sono molto importanti, proprio la settimana in cui avremo una bellissima luna piena nel segno del Toro che parla di grande stabilità per gli amici
dell'Ariete, di cui che hanno proprio bisogno in qualche modo di esprimere sempre se stessi. Nell'ultima settimana il Sole si sposta nel segno del Sagittario, è un bellissimo trigono con il vostro Sole. Non per questo uscite un 3 di coppa, quindi divertitevi, espandete, soprattutto uscite, perché tra quelle amicizie può comunque nascere un bel interesse. Dico che comunque questo è il mese dove l'amore, il corpo, la fisicità sarà molto importante. Abbiate molto cura di quelli che sono i sentimenti anche dell'altra persona intorno, di fronte a voi, che conoscerete, perché avete bisogno di esprimere voi. Ma soprattutto l'altra persona avrà bisogno di essere capita, quindi voi sarete proprio in grado di poterlo fare. Andiamo a vedere le persone che vivono un amore extraconiugale. Abbiamo il 4 di coppa, abbiamo il carro, abbiamo il 7 di spada e abbiamo l'imperatore. Sì, forse sono un po' carte particolari perché c'è una sorta di freddezza un po' nell'aria, in quello che state vivendo in questo preciso momento. Comunque, che siete voi la persona che vivete un amore extraconiugale o state ascoltando per la persona che vi piace in qualche modo, beh, sono un po' particolari, come se la persona tende un po' a scappare durante questo periodo, tendete un po' a isolarvi o comunque state vivendo un amore che ancora non è proprio chiaro al 100%. Ci sono, vedete, il 4 di coppa è proprio rappresentato da una persona che è un po' pensierosa, è come se in realtà non sto capendo se realmente andare avanti, prendere questo cammino, continuare con questa relazione. Poi ci sono attimi di estrema follia, di grande passione, di voglia di godersi veramente il tutto. Poi ci sono momenti in cui bisogna scappare, anche se poi alla fine dei conti, nell'ultima settimana l'imperatore rappresenta proprio quell'uomo, quella donna, quella relazione che secondo me in qualche modo è molto stabile in questo preciso momento. La quarta settimana sarà importante per parlare, per esprimere quelli che sono i veri sentimenti che in realtà vivete, no? Con lui o con lei in questo caso. L'imperatore è come mettere veramente dei seri punti sulla I, ma molto più stabile rispetto alle settimane precedenti, perché qui è un alto e basso, un desiderio di una voglia di vedersi, poi si scappa, poi non si fa sentire, poi insomma appare e poi scompare nuovamente, quindi come non sappiamo ancora realmente l'esistenza o il cammino di questa relazione. È vero che comunque quando si tratta di relazioni extraconiugali non è semplice dare o ridefinire un po' quello che è il cammino. Io dico sempre che c'è un confine, no? Un limite a questa relazione se non si è proprio entrambi con la voglia di cambiare la propria vita. Il 4 di coppa nella prima settimana potrebbe rappresentare un po' di indecisioni, ma anche da parte vostra. È possibile che l'altra persona vi sta dando degli input, ma voi sentite che c'è qualcosa nell'aria che non va bene. Grazie al cielo, la seconda settimana avrete già un istinto diverso. È possibile che dovete trovare un po' di equilibrio, un controllo verso le vostre emozioni. Qualcuno dovrà spostarsi durante questa settimana, dovrà muoversi o ci sono comunque degli spostamenti, quindi anche degli incontri potrebbero esserci durante questa settimana, la seconda settimana. Sette di spada nella terza settimana, e qua è proprio il fuggitivo, è qualcuno che in realtà tende a scappare, è come se non siete voi proprio che state scappando da una realtà, da una conversazione importante, forse è l'altra persona che in realtà in questo momento non si sente al 100%, o magari non si farà sentire per una settimana, dovete capire il perché, il motivo. Voi lo verrete comunque a sapere, anche perché credo che la quarta settimana sarà la settimana in cui deciderete tanto e troverete finalmente l'occasione per poter parlare chiaramente in quelle che sono le vostre realtà, va bene? Come al solito vi ringrazio, lasciate il vostro like, il vostro commento, noi ci sentiamo alla prossima, ciao! Allora, Leone, Sole, Luna o Ascendente. Andiamo a vedere un po' come sarà questo vostro mese. Come al solito andremo a prendere quattro carte diviso per settimane. La prima settimana va dal 1 di novembre al 7 di novembre, la seconda dall'8 al 14, la terza dal 15 al 21 e la quarta dal 22 al 30, che è un martedì.
Quindi andiamo a vedere un po' come sarà per tutti quanti. Poi prendiamo subito uno spirito animale. Vi ricordo che divideremo per lavoro e per amore. Andiamo a vedere. Abbiamo lo spirito del topo in questo caso. Questa è una carta particolare perché è come se dobbiamo capire un po' di più, amici e Leone, quelle che sono le cose piccole della nostra vita. Dobbiamo cercare di riprendere un po' in mano quella che è l'essenza un po' delle nostre cose. Fare le cose anche poco alla volta, senza correre, senza in qualche modo sentire la necessità di spingere troppo. Cerchiamo di trovare veramente di partire anche un po' più di. Senza avere questa figura in grande, senza voler fare le cose così estremamente grandi, fate le cose piano piano, poco alla volta. Dobbiamo anche capire che nelle piccole cose ci sono anche dei grandi messaggi, e soprattutto proprio dalle piccole cose fatte bene si possono creare delle basi importanti per poter costruire cose molto più grandi o comunque cose che nel lungo tempo possono veramente essere più stabili, no? Allora, partiamo subito sul lavoro e andiamo a vedere tutte le persone che hanno un lavoro, quindi che lavorano all'interno di un'azienda, che hanno un posto fisso, quindi ricevete il vostro salario. Andiamo a vedere un attimo quindi come sarà questo mese. Allora, prima settimana abbiamo il 10 di spada, la seconda settimana abbiamo l'8 di bastoni, terza settimana il 2 di bastoni. E quarta settimana abbiamo il giudizio. Ecco, queste sono carte, insomma, che ancora non conosco benissimo, ma sono estremamente fighe, cioè mi piacciono proprio tanto. Allora, andiamo a vedere un po'. Durante la prima settimana questo 10 di spada potrebbe essere una carta particolare, potrebbe essere la settimana forse un po' anche difficile, potreste avere dei momenti di grande stanchezza anche fisica, mentale. Vi dico che se durante la prima settimana di novembre, quindi dal 1 al 7, riuscite a prendere una settimana di pausa, di ferie, sarebbe ideale. È vero che questa carta molto spesso rappresenta la fine di qualcosa in maniera anche brusca o comunque sentire di aver toccato il fondo per una realtà, una situazione. Credo che però chi lavora all'interno di un'azienda ha bisogno di parlare, ha bisogno di comunicare e le comunicazioni sono molto importanti. Forse qualche leone sta facendo un tipo di lavoro che non è proprio quello che ama, è possibile che sta vivendo dei momenti di grande crisi, forse la prima settimana è proprio il fatto che vi sentite prosciugare all'interno di questa azienda, di questo ruolo, forse non vi sentite proprio al 100% consoni per quello che state facendo. Parlatene ragazze, perché durante la seconda settimana, dall'8 al 14, saranno molto importanti i messaggi. È come se dovete proprio parlare con il vostro capo e dire c'è qualcosa che non mi piace, non mi sento desiderato, non mi sento pronto, è come se non c'è proprio quella grande sensazione di poter avanzare in qualche modo nella vita, quindi o anche all'interno di questa azienda proprio a livello lavorativo. Comunicazioni che possono essere molto importanti proprio perché durante la terza e la quarta settimana si apriranno degli orizzonti nuovi, cioè, vedete, questa persona, insomma, che guarda un po' fuori, da questa finestra, è come se ha bisogno di una prospettiva nuova di vita, è come se abbiamo proprio la necessità di uscire fuori da questa stanza, non soltanto con l'immaginazione tipica del 2 di bastoni, perché è un momento di riflessione, di programmazione anche di qualcosa, ma abbiamo proprio bisogno di vedere un qualcosa in più in questo momento. Allora, vi dico la sincerità, da queste carte potrebbe essere proprio il mese in cui moltissimi leoni diranno basta ad una società, diranno basta, io me ne vado da questo lavoro perché questo lavoro mi sta in realtà distruggendo, non mi piace più, sono arrivato alla fine, sono arrivato a toccare il fondo anche a livello proprio mentale, non ho più la stessa armonia, però vi ricordo di avere sempre un piano B nella vostra vita e in realtà questo piano B è molto importante trovarlo proprio nella seconda settimana, perché l'otto di bastoni sono anche messaggi, comunicazioni, sono anche opportunità che potrebbero arrivarvi così dal nulla, quindi mettetevi anche a cercare, iniziate magari a fare una ricerca se volete proprio cambiare questo lavoro, perché questo potrebbe essere un bellissimo mese dove le risposte potrebbero arrivare. Se
Se invece volete restare, non avete anche soluzioni o comunque volete restare in questa azienda, ecco, parlate molto chiaro e soprattutto cercate di chiedete magari di darvi delle nuove responsabilità, chiedete di essere un po' più di uscire un po' dal vostro limite, no? Di non essere sempre così chiusi verso tutto ciò che state facendo, perché qui ci sono prospettive molto importanti. L'ultima settimana sarà una settimana stupenda. Allora io ve lo dico, se volete cambiare azienda, questo è proprio il mese in cui dovete farlo. Però dovete aprirvi comunque verso un piano ben strutturato, cioè non rimanete così con i piedi, insomma, senza nulla, no? Quindi cercate di costruire qualcosa di importante, ma l'ultima settimana sarà veramente importante. Se lavorate dentro questa azienda e comunque non volete cambiare assolutamente il vostro ruolo, quello che siete, questo è un mese dove poter finalmente crescere all'interno di questa azienda e costruire anche qualcosa di molto più importante. Allora, andiamo a vedere le persone disoccupate, persone proprio che non hanno nulla, che sono a casa disperate in questo momento. Devo dire che ci sono tanti leoni che non stanno trovando un artiglio, non riescono a trovare proprio una sensazione, cioè qualcosa che possa sentirli realizzati. Allora abbiamo il 7 di spada, abbiamo il carro, gli innamorati, qua c'è un'occasione ragazzi, molto importante, e abbiamo il cavallo di spada, e qui qualcosa nasce, qui c'è qualcosa di molto importante. Allora, uno, nella prima settimana, attenzione, dovete essere un po' furbi secondo me questa settimana. Durante la prima settimana dovete rubare un'idea, è possibile che dovete prendere qualcosa di vostro. È molto probabile che da questo momento in poi c'è una situazione in cui dovete forse rivalutare attentamente, prendere in considerazione. Qualcuno vi ha parlato, ah, sai che voglio fare questo, questo e quello. Allora voi prendete questa idea, rielaboratela e magari iniziate a prendere in considerazione il fatto che qualcosa possa realmente nascere di nuovo in questa vostra. Con questa vostra realtà. E devo dire tra l'altro che questo è un mese dove secondo me avrete anche delle grandi occasioni proprio di collaborare in realtà con qualcuno. Quindi se rubate un'idea, fatelo con un vostro amico magari, piuttosto che con una persona che non conoscete completamente. O comunque cercate di iniziare una collaborazione con una persona che sapete che potete costruire qualcosa di importante. Il carro e gli innamorati vi stanno proprio ad indicare durante la seconda e la terza settimana la necessità, uno, di andare ad una grande ricerca. Quindi è possibile che qui vi state anche autosabotando, quindi è possibile che molti leoni in realtà dicono no, ma io non sono in grado di, sai che c'è, prendo, vado, non, quello lascio stare perché quello non è il mio lavoro. Queste sono tutte cavolate. Dovete iniziare in qualche modo a buttarvi anche a fare le cose, forse anche più umili, ma riniziare da capo, perché c'è sempre una grandissima opportunità anche per poter crescere nella propria vita. Seconda e terza settimana saranno proprio le tipiche settimane in cui voi riuscirete veramente ad avere delle grandi occasioni. Ricordo che voi vivrete delle quadrature importanti con le lune nuove e le lune piene, soprattutto nella terza settimana avremo una luna piena nel segno del toro, nel vostro decimo campo, e quindi questo sarà veramente una grande occasione dove poter ristrutturare completamente o rimettere un vostro progetto in modo determinato, insomma, forse vero. Possibile che cadano anche alcune strutture, però questa secondo me è la settimana dal 15 al 21 dove dovete assolutamente fare la vostra scelta e dire sì, vado avanti. Andrete anche verso allo scoprire di qualcosa di importante, cioè come se vi lanciate verso questa nuova realtà, amici e leoni, quindi buttatevi, lasciatevi andare, andate anche un po' a ricercare. Forse rispolverare anche un po' dei libri, se siete studenti o se state cercando un lavoro, se siete laureati, magari state cercando un lavoro, dovete rispolverare qualcosa. Credo che proprio grazie a questo riprendere magari alcuni argomenti vi porterà comunque a trovare un ottimo posto di lavoro. Io credo che qui lo troverete perché ci sono tante comunicazioni importanti. Allora, andiamo a vedere invece le persone che lavorano da sé, che sono autonome, quindi che sono proprietarie del proprio lavoro, che ricevono i propri soldi, insomma, andiamo a vedere un po' come sarà
che gestiscono in realtà i propri soldi. Allora, la prima settimana abbiamo la Luna, abbiamo l'Asso di Coppa, il 4 di bastoni e il 5 di bastoni. Allora, è un buon mese dove comunque poter ristabilire, insomma, un po' quello che è il proprio business, il proprio lavoro, no? Allora, durante la prima settimana dovete rivalutare attentamente qualcosa. È possibile che facendovi dei calcoli non vi trovate, è possibile che durante questo mese sentite forse magari il fatto che questo lavoro in realtà mi sta un po' limitando e non lo sento al 100% mio, o c'è qualcosa che in realtà non sto capendo. Attenzione, perché questa luna potrebbe essere anche qualche piccolo inganno, quindi è molto probabile che magari verrete a scoprire qualcosa, una persona che magari si è comportata male, una persona che magari sotto sotto, che potrebbe essere un collaboratore, piuttosto che se avete qualcuno sotto di voi, non è ancora molto chiaro. L'asso di coppa e il 4 di bastoni durante la seconda e terza settimana, insomma, sono belle carte, anche soprattutto se volete fare delle promozioni, rimettere un po' in gioco il vostro business, anche celebrare qualcosa di importante. L'ultima settimana, però, attenzione alle liti che possono nascere, quindi se lavorate da soli dovete fare attenzione a quello che state, ai messaggi che inviate, alle mail che inviate, a non essere molto prepotenti o a scrivere cose che magari sono poco carine. Se invece avete dei collaboratori, ecco, questo è un mese in cui dovete fare molta attenzione, perché probabilmente c'è un po' di asto, c'è qualcosa che si crea intorno, quindi guardate attentamente questo aspetto, mi raccomando. Bene, andiamo a parlare di amore. Andiamo a vedere un po' le questioni sentimentali come andranno per tutti gli amici del Leone, quindi capiremo un po' come sarà questo mese. Partiamo subito dalle persone che sono in coppia. Sono in coppia, sì, anche se state vivendo una crisi, però siete fidanzati, oppure le persone che hanno un matrimonio, quindi sono sposate, quindi siete molte che mi ascoltate, avete figli, quindi vediamo un poco che cosa ci dicono le nostre carte. Allora, la prima settimana abbiamo l'otto di coppa. La seconda settimana abbiamo un 6 di denaro. La terza settimana abbiamo un 4 di denaro. C'è tanta piccola chiusura qui, questo mese. Avete tanto, 2 di denaro. Quindi è come se questo mese. Allora, ci potrebbe essere una sensazione di instabilità, forse è dovuta più a voi che magari al vostro partner, devo dire la sincera verità. La prima settimana, questo 8 di coppa, tendete molto a star bene per i fatti vostri, a non dire troppo di quello che in realtà che si potrebbe dire. È la tipica settimana in cui qualcuno ha bisogno del proprio spazio. Quando si reclama il proprio spazio bisogna fare molta attenzione a non ferire l'altra persona, quindi bisogna fare attenzione che magari sentite una sorta di isolamento dentro di voi stessi, voglia di isolarvi, però che non date la colpa all'altra persona, cioè cercate di dirlo realmente che forse siete voi che avete bisogno di qualcuno, del vostro tempo. Il 6 di denaro abbiamo la tipica carta dell'aiutare, la tipica carta del chiedere forse anche aiuto, è la tipica carta del dare, ricevere. Io dico sempre, non sempre le persone sanno darci quello che noi in realtà diamo a questa persona, perché molte non sanno proprio esprimersi, e soprattutto noi molto spesso non sappiamo ricevere. Quindi è proprio quella settimana in cui se avete un partner dovete parlare, chiarire, aiutarvi, cercare di venirvi incontro, no? Anche se mi rendo conto che questa è una relazione molto particolare, amici e leoni. Questo mese la vostra relazione sarà un po' tanto silenziosa. Questo silenzio nell'ultima settimana potrebbe provocare anche un po' di instabilità, quella sensazione, quella necessità di trovare un equilibrio, di essere un po' più equilibrati in questa coppia. Attenzione a non essere troppo chiusi, ad avere paura di esprimere se stessi. È il tipico mese in cui si ha la necessità proprio di ritrovare se stessi, di ritrovare un po' la propria armonia, il proprio equilibrio. Credo che questo potrebbe essere veramente un'ottima occasione, un ottimo mese dove poter lavorare anche su questo.
La coppia sta subendo un po' di problemi in questo momento, c'è tanto silenzio, quando manca la comunicazione, secondo me si sta perdendo un po', insomma, il rapporto, c'è freddezza in realtà con questo quattro di denaro, c'è voglia di tenere chiuse i propri sentimenti, sbagliate, cercate di ritrovare questo equilibrio. Potrebbe essere che se siete in un matrimonio o comunque in una coppia che condividete, ci possono essere piccoli problemi economici e questa cosa vi sta un po'. Sta un po' cambiando un po' quelle che sono le energie all'interno della vostra relazione, quindi magari cercate di discuterne, di parlarne, di trovare anche delle soluzioni insieme. Non chiudetevi, se vedete che l'altra persona è magari un po' chiusa, un po' fredda, siete voi che in qualche modo dovete parlarne e dire troviamo una soluzione insieme, ci sono. L'altro potrà rispondere non ce ne sono. In realtà, secondo me, se vi mettetevi a parlare c'è sempre una soluzione nella vita, quindi è possibile anche questo. Allora, andiamo a vedere le persone invece che sono single. Andiamo a capire un po' le persone che sono single. Abbiamo il Re di Coppa, prima settimana, quindi subito una bellissima conoscenza abbiamo qui. L'Imperatore, wow. L'Appeso. Ragazzi, queste sono belle cose. E il mago, wow, tutti arcani, tre arcani maggiori. Quindi questo è veramente. Credo che questo possa essere un mese importante per voi. Effettivamente, quando il sole entra nello scorpione, quando il sole è nello scorpione, secondo me, sento che gli amici di Leone hanno proprio bisogno di stabilità, hanno bisogno di creare l'amore, no? Allora, la prima settimana è la settimana in cui qualcuno, per esempio, rincontrerà l'amore della propria vita. È possibile che troverà qualcuno anche che sperava di conoscere o comunque di creare qualcosa, quindi anche se state conoscendo qualcuno, ma comunque siete single, questa è la vostra stesura, cioè nel senso voi finalmente riuscirete a parlare in maniera molto più matura, ad esprimere anche in maniera più matura questo amore e soprattutto tra le prime 2 settimane capire in realtà qual è la strada di questa persona. È possibile che questa persona che state conoscendo o che conoscerete proprio durante questo periodo vi possa chiedere un po' di tempo o comunque di andarci piano, un po' la carta dell'appeso, aspetta, voglio capire un po' cosa in realtà sta succedendo, ma secondo me questo è il mese dove, soprattutto l'ultima settimana, dovevi iniziare nuovamente un rapporto. Ricordatevi sempre l'oracolo del topo, fate le cose con molta calma, con le cose piccole, partite con le piccole cose, cioè guardate bene i dettagli di questo rapporto, perché qua potrebbe veramente crescere qualcosa di importante. Se siete single del tutto, vi infatuerete di qualcuno, cioè come se vi innamorerete quasi di una persona, potrebbe essere tanto una persona un po' più grande di voi, una persona che magari vive, lavora in istituzioni importanti, o addirittura potrebbe essere un capo, una persona che ha comunque a che fare con un lavoro molto importante. E sì, forse dall'altra parte vedete lo sguardo, ma poi quando vi parla è un po' freddo, è tipico dell'imperatore che vi guarda. Vedete l'aquila che è disegnato in questo caso? Cioè lui guarda attentamente, cerca sempre di cogliervi, però poi magari rimane lì freddo e non fa quel passo. Questa cosa vi intriga un poco, sinceramente, perché è un po' che dovete andare un po' alla scoperta. Devo dire che gli amici single qui, o comunque anche le persone che stanno conoscendo qualcuno, ma ancora non sanno bene di questa persona. Questo mese potrà essere veramente un mese importante dove scoprire sempre di più. Entrate in questo gioco della seduzione, entrate in questo gioco perché vi fa bene a voi del leone, molto. Durante la terza settimana l'appeso raffigura proprio quella settimana in cui dovete anche capire un po' voi stessi, quindi fatevi un po' un'introspezione vostra personale, cercate di. Se siete in grado di poter esprimere anche voi stessi, oppure semplicemente questa è la settimana in cui dovete osservare, quindi vediamo se si fa sentire, vediamo cosa dice. Sapete, questi giochi che secondo me sono molto importanti, queste piccole strategie, chiamiamolo così, in amore ogni tanto fanno bene per osservare e capire quali sono anche le sue intenzioni. Se dopo una settimana questa persona non vi ha risposto, non vi preoccupate perché poi nella quarta settimana questa persona si farà sentire. Con il mago abbiamo l'inizio di una relazione importante. Se siete uomini che state ascoltando, qui non dovete tralasciare la seduzione. L'ultima settimana è la settimana proprio per invitare una persona a cena o per uscire a cena, per bere qualcosa insieme, per conoscersi. Il mago attiva sempre qualcosa di importante, soprattutto i sentimenti.
Allora, andiamo a vedere questo rapporto extraconiugale, quindi tutte quante le persone che hanno un rapporto, che magari siete sposate, vi frequentate con qualcun altro o l'altra persona è sposata, quindi volete capire un po' di più di questa persona. Abbiamo il 5 di spada, abbiamo il 5 di coppa, il 6 di bastoni e il re di denaro. Le prime 2 settimane sono leggermente un po' tense. Allora, uno, quando esce il 5 di spada o il 7 di spada, dico sempre di fare molta attenzione alle chiacchiere, di fare molta attenzione soprattutto ai messaggi. Qualcuno potrebbe essere scoperto, qualcuno potrebbe magari, insomma, vivere delle emozioni un po' difficili, insomma, in casa, in famiglia. Addirittura qualcuno vi sta osservando, cioè vi sta dicendo: guarda che tu sei cambiata, ma c'è qualcosa che mi devi dire. Insomma, queste frasi durante la prima settimana saranno molto particolari. Col vostro compagno c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che non è molto chiara. È possibile che l'altra persona, che sia uomo o donna, vi dica: guarda che mio marito, mia moglie mi sta dicendo queste parole. Quindi attenzione, secondo me, tra la prima e la seconda settimana andate molto cauti, cioè siate cauti, mi raccomando. Soprattutto se vi chiede non mi scrivere, non scrivetelo, perché evidentemente c'è qualcosa che è meglio non sapere. E per quanto siamo ossessivi delle volte, possessivi di questa realtà, bisogna sempre renderci conto che abbiamo comunque un essere umano di fronte a noi e bisogna anche capire che sì, noi vogliamo le nostre emozioni, ma bisogna capire anche dall'altra parte. Dalla terza alla quarta settimana le cose cambiano completamente. Secondo me, la terza settimana è buono un incontro. Il 6 di bastone è proprio l'incontro, la voglia anche di creare qualcosa di importante. Effettivamente c'è proprio quella voglia di rimettersi nuovamente in gioco, vivere questa emozione nel migliore dei modi. C'è questo re di denaro che raffigura proprio questa stabilità, no? Questa voglia di creare qualcosa di importante. Quindi vi state godendo di questo momento. Quindi le uniche 2 settimane che bisogna fare un po' attenzione sono la prima e la seconda, perché c'è qualcosa nell'aria un po' particolare, ma dopo non c'è nulla che vi sta lasciando, no. Però vi ricordo sempre che siete una relazione extraconiugale, va bene? Ricordo sempre anche a voi, amici Leone, il messaggio del vostro spirito guida. Piccole cose, le piccole cose non le dovete mai tralasciare durante questo mese, è importante. Grazie come al solito, noi ci sentiremo alla prossima. Lasciate il vostro like e il vostro commento. Ciao. Amici del Sagittario, benvenuti a questo appuntamento. Andiamo a vedere anche per voi come sarà questo mese di novembre. Allora, ricordo che le settimane verranno suddivise, saranno 4 settimane, quindi la prima settimana andrà dal 1° di novembre al giorno, datemi un secondo, 7, poi la seconda settimana va dall'8 al 14, la terza settimana dal 15 al 21 e l'ultima settimana dal 22 al 30, fino quindi al martedì prossimo, giusto per chiudere il mese. Andremo a capire quindi quali sono le energie più importanti di questo momento. L'andremo a fare dividendo prima, parleremo prima del lavoro e poi parleremo dei sentimenti. Quindi iniziamo subito, prendiamo anzi subito una carta, amici del Sagittario, andiamo a vedere qual è il vostro spirito guida di quest'oggi. Andiamo a vedere un attimo ed è lo spirito del gufo. Ecco qui, quindi andiamo a vedere, avere una vedere le cose con molta più chiarezza. Ecco, questo è proprio l'invito che vi do. Ricordo che il sole entrerà nel vostro segno il giorno 22, quindi comunque siete davanti anche al vostro compleanno e sarà molto importante, devo dire, questo periodo, questa stagione per tutti quanti voi. Allora, abbiamo una luna nuova nel segno dello scorpione il 4, il 10 abbiamo, il 19 abbiamo l'eclissi, luna piena nel segno del toro. Beh, non influenzeranno tantissimo il vostro segno, ma insomma il sole sarà nel vostro segno, quindi questo sarà anche molto importante. Il 5 Venere lascia il transito nel vostro sole e quindi entrerà nel segno del Capricorno, quindi questioni lavorative molto importanti, devo dire, durante questo periodo. Ma andiamo a vedere subito con le nostre carte come sarà questo periodo. Andiamo a vedere subito le persone che hanno già un lavoro, quindi che lavorano all'interno di un'azienda e che comunque ricevono
il loro fisso mensile, diciamo, no? Ecco, allora abbiamo la temperanza per la prima settimana, abbiamo il fante di coppa durante la seconda settimana, abbiamo l'asso di coppa nella terza settimana e il 10 di bastoni la quarta settimana. Allora, amici del Sagittario, beh, belle, belle settimane, devo dire che le prime 3 settimane saranno molto importanti a livello proprio lavorativo. Credo che moltissime persone avranno a che fare proprio con delle situazioni nuove. Probabilmente vi verrà chiesta un po' più di creatività durante queste settimane, soprattutto durante la seconda settimana. Sarete in realtà pieni di idee in questo periodo, quindi credo che sarà anche molto interessante, molto importante darsi da fare e soprattutto farsi conoscere proprio perché avete in mente cose importanti. Credo che sarà un momento in cui moltissimi di voi, tra la prima e la seconda settimana, faranno capire anche chi sono all'interno della propria azienda e soprattutto crescere all'interno di questa azienda. L'unico settimana, l'ultima settimana, un po' di fatica fisica, un po' di stanchezza fisica credo che verrà riportata proprio per gli amici del Sagittario durante questo periodo. Interessante questo asso di coppa durante la terza settimana, quindi dal 15 al 21, perché rappresenta un po' quell'energia di voler far fluire anche un po' i vostri sentimenti all'interno di un'azienda e quindi essere come al solito sempre molto più presenti, molto più disponibili anche probabilmente durante questo periodo. Quindi devo dire che avrete comunque davanti a voi delle settimane importanti che vi daranno l'occasione anche di poter esprimere chi siate. La temperanza spesso è una carta di sperimentazione, come la voglia di voler anche creare qualcosa di nuovo. Ecco perché avete questa grande fantasia, questa grande creatività e probabilmente dovete riorganizzare delle cose all'interno della vostra azienda. Vi verrà chiesto di una mano, probabilmente anche per poter aggiustare alcuni documenti o alcune situazioni che erano veramente molto disordinate. Voi riuscirete piano piano a creare un po' ordine in questo aspetto, eh? Quindi sarà estremamente importante. Andiamo a vedere invece tutte le persone che non hanno lavoro, che sono disoccupate. Vediamo un po' come sarà questo mese. Allora, per la prima settimana abbiamo la regina di spada, la seconda settimana abbiamo il re di coppa, la terza settimana abbiamo il 9 di denaro. Questa è una bella carta, il 9 di denaro. Quindi, ragazzi, anche con la regina di spada, che secondo me. E poi abbiamo la papessa, l'ultima settimana. Belle queste carte. Credo che è un buon momento proprio per mettersi alla ricerca anche di un nuovo lavoro, di una nuova occasione. Mi raccomando, qui c'è un uomo, anche una donna in realtà, molto importante che durante questo mese potrebbero darvi una mano a ricercare. O comunque a trovare quello che stavate ricercando o cercando nell'ambiente lavorativo. Ho la sensazione che però sia qualcosa di molto più mentale, non tanto fisico, ma quindi un lavoro che potrebbe riguardare, non lo so, forse il contatto con i clienti. Ecco, non è un lavoro manuale, fisico, o addirittura qui potrebbe esserci anche l'occasione in qualche modo di iniziare anche un percorso nuovo, no? Forse avete sempre fatto solo e esclusivamente quel tipo di lavoro, vi verrà chiesto di spostarvi verso qualcosa di più importante, no? Dico, magari, guarda, non abbiamo proprio questo posto, ma abbiamo quest'altro tipo di lavoro che è un po' fuori dalla vostra orbita lavorativa, e quindi credo che questa sarà una grande occasione. La regina di spada nella prima settimana è proprio la ricerca, quindi mi raccomando, mettetevi alla ricerca, cercate di essere molto dettagliati in quello che fate, il re di coppa e la maturità che si affronta anche in noi stessi, quindi la maturità anche di voler anche fare qualcosa che per quanto sia non proprio quello che stavamo cercando, può comunque sapete perfettamente che vi può regalare comunque delle grandi occasioni. 9 di denaro è la carta dell'abbondanza, proprio troverete questo posto di lavoro, ma anche la papessa mi fa capire che dopo tanto tempo riuscirete finalmente. Tra la seconda settimana, quindi tra il 15 e il 30 di novembre, trovate di qualcosa molto importante. Mi rendo conto che anche il vostro compleanno e quindi moltissime cose con il sole proprio dalla vostra parte possono aiutarvi. Adesso vediamo un po' le persone invece che
lavorano come autonome, no? Che hanno la propria azienda, siete proprietari di voi stessi, ecco, no? Ora andiamo a vedere un attimo come sarà questo momento. Allora abbiamo il 4 di spada, una piccola chiusura nelle prime settimane, eh? Il giudizio, il sole e il 7 di denaro. E beh, ragazzi, qui proprio le carte sono molto chiare. Allora uscite innanzitutto da questa sensazione che le cose non stanno andando come voi pensate, siete pronte addirittura a chiudere, siete pronte a lasciare andare determinate situazioni. Il 4 di spada purtroppo è una sensazione di impossibilità, incapacità magari di affrontare le cose. In realtà poi qui abbiamo delle carte che vi stanno richiamando proprio a riniziare, rimettervi nuovamente in gioco, a far brillare un po' quello che è il vostro mondo, no? Soprattutto le persone che hanno avuto dei problemi durante l'ultimo periodo, che può essere pagamenti, che può essere stato debiti o situazioni che in realtà non si sono in realtà risolte negli ultimi mesi. Questo potrebbe essere il mese dove finalmente partite nuovamente con una marcia diversa. Sì, la prima settimana ancora sentirete un'energia pesante, dopodiché Venere entra proprio nel segno del Capricorno, nel vostro secondo campo, quindi questo sarà importante. Perché, scusatemi, nel vostro dodicesimo campo, quindi questo sarà importante per moltissimi di voi, prendere in considerazione di rimettersi nuovamente in gioco, no? Di iniziare nuovamente. E qua il giudizio e il sole vi stanno proprio chiamando a far risplendere un po' più quella vostra capacità anche di intraprendere qualcosa di importante. Il 7 di denaro è il sacrificio, indubbiamente, che abbiamo bisogno di affrontare comunque all'interno della nostra quotidianità, ma senza comunque tralasciare quelle che sono poi le vostre conoscenze. Quindi cercate di rimettervi nuovamente in gioco e alzatevi nuovamente, perché qua ci sono delle grandi occasioni tra la seconda e la terza settimana da non perdere, mi raccomando. Andiamo a vedere le questioni sentimentali, amici del Sagittario. Andiamo a vedere un po' come sarà. Partiamo subito dalle persone che sono in coppia, che sono proprio fidanzati, o addirittura le persone che sono in un matrimonio, quindi che hanno figli, eccetera. Potreste anche vivere delle situazioni di crisi, in questo momento, ma andiamo, queste le vediamo poi nelle carte, però che siete fidanzati ufficialmente, che siete una coppia. Le persone invece che vi piace qualcuno e bla bla bla, quelle dovranno ascoltare magari le persone single, perché non è proprio fidanzamento. Allora, abbiamo il 2 di spada nella prima settimana. Abbiamo la forza. L'otto di bastoni e abbiamo il 3 di denaro. Queste sono belle carte, ragazzi, vi devo dire la sincerità, sono carte importanti. Allora, partiamo con il mese un po' con delle piccole decisioni che devono essere prese. Mi raccomando, queste decisioni sono questioni, conversazioni che secondo me dovevate già prendere da un po' di tempo, e che in qualche modo non eravate riusciti a prendere sostanzialmente, un po' perché ci sono stati dei ritardi, un po' perché avete voluto rimandare qualcosa per più in là. Ecco, questo 2 di spada vi dice proprio: ragazzi, adesso è arrivato proprio il momento di iniziare in qualche modo, di prendere una grande decisione. Questa decisione potrebbe riguardare proprio questioni vostre, personali, con il vostro partner. Forse anche dei discorsi che avevate lasciato, quindi trovate il coraggio di parlare, trovate il coraggio di esprimere voi stessi, perché queste sono settimane importanti dove si cambia anche un po' strategia, si cambia un po' aria, si ricostruisce anche qualcosa di importante, soprattutto la quarta settimana, quindi dal 22 al 30, avrete un'energia proprio di voler ricostruire, ricomporre forse anche nuovamente quelle che possono essere le questioni sentimentali in questo preciso momento. Questo è un mese dove le coppie affronteranno il coraggio finalmente di dirsi tante cose. Forse eravate rimasti un po' tanto isolati, non eravate riusciti ad esprimere al 100% quello che voi volevate. Da questo momento in poi finalmente iniziate un percorso nuovo, che è quello proprio della sincerità. La forza è una carta di grande voglia di ristabilire anche qualcosa di importante. In queste carte è bellissimo perché c'è
un agnello che è un po' la purezza, un po' il voler ricostruire nuovamente questo cammino insieme, aver voglia di ripartire da capo. Quindi se avete avuto delle crisi o comunque se sentite che l'aria è un po' pesante con la vostra coppia, troverete anche l'occasione per poter finalmente rimettervi sulla stessa strada, ritrovare finalmente quel punto in comune che avevate in qualche modo perso. Il 3 di denaro rappresenta anche la voglia di iniziare a progettare qualcosa di diverso, quindi magari le coppie che vogliono andare a vivere insieme, le coppie che vogliono costruire qualcosa di molto più stabile. Credo che dal 22 al 30, proprio la settimana che il sole entra nel Sagittario, potrebbero fare veramente dei grandi passi, eh? Allora, andiamo a vedere gli amici dei single, le persone che non hanno nessuno, che vi piace qualcuno, ma questo qualcuno non è proprio il vostro compagno ufficiale. Andiamo a vedere un po' che carte abbiamo. Abbiamo il mondo, abbiamo il mago, quindi già qui abbiamo due arcani maggiori questo mese. Abbiamo l'otto di denaro e abbiamo il 5 di coppa. Mi raccomando, non isolatevi, mi raccomando, questo mese. Perché secondo me è un mese molto importante per i sentimenti, per gli amici del Sagittario. Ho la sensazione che qui qualcosa di importante, insomma, nasca. Cioè, nel senso, finalmente potete in qualche modo dire quello che realizzare quello che realmente volevate in questo preciso momento. Il mondo con il mago è proprio la fine di un ciclo, magari che non stava funzionando, o qualcosa, anche delle vostre instabilità che stavate avendo, per poter ripartire comunque con un'energia nuova, il voler conoscerci. Qui potrebbe esserci una bella conoscenza, qui, soprattutto nella seconda settimana, credo che ci sarà tra l'8 e il 14 una persona nuova che entrerà nella vostra vita. Se poi vi stava già piacendo qualcuno, questa persona farà anche dei passi molto importanti. L'ultima settimana è quella tipica settimana in cui non dovete chiudervi in voi stessi, mi raccomando, le persone hanno bisogno di vedere anche quella parte positiva di voi. E devo dire che le persone single dovranno mettersi tanto in gioco durante questo mese, e questo è il prossimo soprattutto. Abbiamo bisogno. I Sagittari hanno bisogno proprio di lasciare andare un po' di più i propri sentimenti, di sfogare anche un po' più quelli che sono i propri sentimenti repressi, perché fino a questo momento non avete potuto esprimere ciò che eravate, vi siete un po' trattenuti, un po' perché volevate compromettervi in questo modo, è come se non ci state più, è come anche, secondo me, siete anche un po' maturati nell'ultimo periodo, avete maturato un'idea diversa di sentimenti, di amore, quindi la capacità anche di esprimere in maniera completamente nuova cosa significa relazionarsi. Qui abbiamo una persona importante, una persona che fa molte cose, quindi un uomo o una donna che è molto intraprendente, che conoscerete, quindi dovete anche un po' capire che chi state per conoscere è una persona molto indaffarata nella propria vita, quindi dovete anche sapere che chi ha un grande lavoro, chi lavora molto, perché in realtà con l'otto di denaro vicino mi fa capire anche questo. Dovete in qualche modo capire che, insomma, il tempo è quello che è per una persona del genere. Di conseguenza, abituatevi anche a quest'idea, abituatevi anche all'idea di dover anche voi cambiare in qualche modo il vostro modo di rapportarvi con determinate persone nuove. Comunque, credo che questo sia un mese buono per l'amore, sia un mese dove veramente moltissimi Sagittari riusciranno finalmente anche ad esprimere un po' più se stessi, e questo sarà importante. Allora, vediamo le persone invece che vivono un rapporto extraconiugale, che siate voi o che sono le altre persone a vivere, insomma, un rapporto extraconiugale o comunque che siete sposati o meno. Andiamo a vedere un poco come sarà. Allora, abbiamo l'imperatrice, che è bellissima in queste carte, l'imperatrice. Abbiamo la morte, quella che chiama morte rinascita, il 6 di coppa. E il 6 di denaro. Devo dire che questa è una bella occasione anche per mettere in chiaro tante cose in questa relazione. Come al solito, vi faccio la premessa che c'è sempre un confine, un limite nelle relazioni extraconiugali, ma questa è proprio una bella grande opportunità. Soprattutto questi 6 di coppa, 6 di denaro sono belle carte che mi fanno un po'
Pensare che qualcuno deciderà di ritornare a come eravate prima. Vi siete troppo impuntati in questa relazione, entrambi stavate prendendo due strade diverse o secondo me stavate prendendo un po' la strada sbagliata. Mi viene da pensare alle relazioni extraconiugali dove un lui e una lei siano diventati molto ossessivi, molto pesanti, e insomma si è persa un po' quella spontaneità, quella giocosità del momento dove magari vi eravate conosciuti proprio per questo, perché quell'altra persona vi stava regalando delle emozioni nuove. Ecco, questo mese, soprattutto nella seconda settimana, sentite un'energia di voler trasformare completamente, nuovamente, questa vostra relazione, quindi dire basta a quello che è stato fino adesso. Noi qui abbiamo una grande storia, abbiamo una grande occasione per poter creare qualcosa di molto importante. Il 6 di coppe è proprio quel ricordo, quella nostalgia, quel voler ritornare anche un po' di prima. E anche col 6 di denaro è un po' la carta del dare, ricevere in qualche modo. Sicuramente voi state dando molto di più all'altra persona o a questo rapporto. Anche se bisogna capire che quell'altra persona può darvi solo questo in questo momento, può esprimerlo soprattutto soltanto in un modo, e voi in qualche modo dovete capirla questa situazione perché probabilmente non c'è altro modo. Quando capirete ciò, la vivrete con molta più tranquillità, la vivrete con molta più serenità questa relazione, ed è quello che infatti moltissimi amici del Sagittario sono disposti a vivere durante questo momento. La prima settimana sarà una settimana fondamentale, l'imperatrice ha anche la voglia di stabilità, riorganizzare proprio questa relazione, il vostro tempo, il modo in cui si organizzano anche determinate situazioni. Quindi credo che questa è un'occasione importantissima per molti amici del Sagittario per rimettere finalmente un po' radici in questo rapporto extraconiugale che spesso non è stato proprio così semplice. Quindi mi raccomando, io vi auguro seriamente di vivere questo rapporto nei migliori dei modi. E se dovete proprio discutere, ho fatto verso l'ultima settimana, se dovete parlare di quelli che sono i vostri sentimenti. Inoltre, nella terza settimana, molti amici dello Sagittario vivranno delle emozioni che avevano già vissuto con questa persona. Il 6 di Coppa ci rimanda a quella carta di quelle emozioni belle, di nostalgia che abbiamo vissuto nel passato quando ci siamo conosciuti. E quindi è possibile che andrete a mangiare nello stesso ristorante dove vi siete incontrati la prima volta. E vi farà un regalo che aveva già fatto molto tempo fa e quindi vi ricorderà quelle emozioni nuovamente. Comunque, questo è un bel rapporto, ve lo dico, e dovete semplicemente trasformare un po' questo, insomma, semplicemente tirare il freno a mano e dire no, aspetta, torniamo un attimo indietro perché qui stiamo accelerando troppo, rallentiamo, rigodiamoci quei momenti. Quello sarà veramente importante, rivivere con più tranquillità questo preciso istante. Vi ricordo che la vostra carta è una visione più chiara della vostra vita e sicuramente con il sole nella vostra parte sarà importante. Io quindi vi faccio tantissimi auguri per le persone che sono nate dal 21 di novembre in poi, grazie e noi ci sentiremo la prossima volta. Ciao!